Siamo sulla tomba di Antonio Gramsci, è importante ricordare i versi che Pasolini nelle ceneri di Gramsci volle dedicare all'intellettuale sardo, scrivendo: Mi chiederai tu, morto di Sadorno, di abbandonare questa disperata passione di essere nel mondo? E dovemmo rivolgere anche noi oggi, nel 2015, ad Antonio Gramsci la stessa domanda. Se egli ci voglia e ci possa domandare di abbandonare la disperata passione di essere nel mondo, e di continuare nella lotta che fu di Gramsci e di Marx, nella lotta contro il trionfo del capitalismo vincente dopo l'89 nelle sue forme più volgari e abiette. Oggi dobbiamo ereditare Gramsci, dobbiamo ereditare il suo spirito di scissione di cui i quaderni del carcere ci offrono la più magnifica testimonianza. Ereditare Gramsci significa soprattutto ereditare la rosa dell'ideale, che anche nel tempo della barbarie avanzante non può mai morire, non può mai spegnersi. C'è una lettera molto bella e giustamente famosa che Gramsci scrive a Tania dal carcere di Turi, in cui le racconta della rosa che aveva preso a coltivare in carcere per tener conto del tempo che passava, e tra le righe parla anche di sé e racconta di questa rosa che sta appassendo, ma che comunque non morirà, continuerà a buttare fuori le gemme prima o poi. Ecco, questo è l'esempio magnifico che Gramsci ci ha lasciato con la sua vita, esempio di un eroismo militante, che anche nel tempo della barbarie avanzante, al tempo di Gramsci e a maggior ragione nel nostro tempo, non deve mai morire. La rosa dell'ideale, anche nel deserto di cui siamo abitatori coatti oggi, deve continuare a buttare fuori le sue gemme nella forma di uno spirito di scissione e di una passione di essere nel mondo.